Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video dove andremo a vedere una top 10 delle migliori mod riguardanti Dragon Ball Fusions, ovvero le migliori mod che appunto ritraggono delle fusioni provenienti dal gioco. Oggi sono in compagnia di un ospite speciale, ovvero quel fighi Tsukaminchi di Chroma, che oggi andrà a mostrarci appunto alcune mod che devono stare in classifica. Beh, detto questo, do la parola a lui e spero che il video vi piaccia, buona visione. Ragazzuoli cari, bentornati a questo nuovo video sul canale di Feraz. Oggi siamo qui entrambi per dirvi le 10 fusioni provenienti da Dragon Ball Fusion, secondo noi più belle in assoluto. E niente, detto questo, vi prego di lasciare già subito un mi piace, ci vediamo al video in corso. Al decimo posto abbiamo la fusione fra l'essere utile e il non servire un cazzo, ovvero Yamcha, la fusione fra Vegeta e Yamcha, un personaggio molto figo da vedere nonostante sia la fusione tra uno stempiato e una ciofeca, però vabbè, ha delle animazioni custom, un portrait fatto veramente molto bene, devo dire che appunto è molto fedele al design originale. Ovviamente come mosse ha appunto mosse sia di Yamcha che di Vegeta, ed inoltre ha pure la coda Saiyan, quindi una piccola nota in più che fa sembrare la mod molto più bella. Mi piace veramente tanto. Complimenti a chi l'ha fatta, decimo posto meritato, meritava veramente di stare in classifica. Al nono posto abbiamo Gorus. Gorus è la fusione tra il nostro carissimo Beerus e Goku. Una mod abbastanza bella e ben fatta, almeno secondo noi, perché ha comunque uno stile originale innanzitutto. Diciamo che, essendo due personaggi particolarmente diversi, ok, e non essendo due Saiyan, è miscelata bene. Ci sono caratteristiche sia di Lord Beerus, sia del nostro Goku, fuse tra di loro, portano comunque un bel personaggio. Vediamo i pantaloni di Beerus, la maglia di Goku, la faccia anche è di Goku, però con il colore della pelle di Beerus, i capelli di Goku, e ragazzi, fidatevi, è molto cafona come mod, ma vi posso assicurare che è veramente ottima da vedere e soprattutto da giocare. All'ottavo posto abbiamo Fused Goku KF, una fusione fra Goku e Goku Black nello stato di Super Saiyan Blue e Super Saiyan Rosé. Una fusione veramente molto fatta bene, molto figa, bella da vedere e pure semplice. Mi piace tanto per il design, come mosse appunto un miscuglio di entrambi i personaggi ed ha l'aura del Super Saiyan Rosé. Questo personaggio, raga, si merita un posto nella classifica proprio perché è bello. Non solo è una fusione che comunque potrebbe pure succedere secondo me, ma è veramente figo. In settima posizione abbiamo una mod del nostro carissimo Feraz, ovvero la fusione tra Broly Super Saiyan di terzo livello e Beerus. Ma avete messo già ancora un'altra fusione tra un Saiyan e Beerus? Sì ragazzi, perché questa è originale ed è anche ben fatta. Le mosse sono un miscuglio ovviamente tra quelle di Beerus e quelle di Broly, giustamente direi, perché se dobbiamo fare una fusione è ovvio che mettiamo le mosse prima, cioè di entrambi i personaggi. Comunque questo colosso, anche se somiglia molto a Broly, ha il colore della pelle di Beerus. E Feraz ha fatto anche un'altra mod, tra l'altro, per chi non lo sa, che riprende la fusione tra Broly e Janemba, ovvero Bronemba. È molto simile a questa, però questa qua non so, a me piace di più. Poi Beerus comunque è un personaggio che è carismatico, quindi mi attrae di più. E niente, ho deciso di metterla in questa classifica, soprattutto in questa posizione, perché merita molto. Ma ci sono altre mod ancora più belle. Al sesto posto abbiamo Golden Shinryeza, la fusione fra Golden Freezer e Omega Ishilon. Una fusione veramente bella, la mod in sé è solamente fedele a design, infatti non ha mosse custom, non ha niente di particolare. L'unica cosa molto figa è appunto l'animazione dello stile di combattimento che appunto funge con la coda.
una piccola chicca che mi piace veramente tanto. Inoltre comunque il personaggio è bello da vedere, mastodontico ma allo stesso tempo elegante, proprio una vera figata che merita di stare in questa posizione. Quinto posto abbiamo Beerus Whis, ovvero la fusione tra Whis e Beerus. Ragazzi, questa fusione è veramente bella. Ci riporta infatti Beerus di color bianco come la pelle di Whis, e il che, wow, è fantastico, con gli abiti di Whis che, essendo più grandi ovviamente del corpo di Beerus, vanno a creare una specie di vestaglia, non proprio un abito, è molto più grande addosso a Beerus bianco così. Poi il particolare che più mi attrae, ragazzi, sono gli orecchini, quelli gialli, insomma, che ha queste cose dorate addosso che perfezionano la mod. Ovviamente ha sia le mosse di Whis che le mosse di Beerus. L'unico problema però che è da fissare è, diciamo, quella cosa che ha davanti che ogni tanto si muove e sfarfalla. Al quarto posto abbiamo Karoly Black, la versione appunto malvagia di Karoly. È la fusione appunto fra Goku Black e Broly e si trova già nella forma di Super Saiyan leggendario Rosé. Il colore degli abiti e il tipo di abito è veramente molto figo, molto dark come piace a me, e appunto assomiglia molto al Karoly originale ovviamente, solo che appunto questo è malvagio. Ha delle skill custom molto carine, tra cui una spada dello spirito ricolorata in viola rosa, una Black Kamehameha e poi un'altra mossa che appunto sarebbe una meteora gigante, la mossa di Broly, però fatta Black. Devo dire che la quarta posizione è veramente meritata, mod veramente bella che mi ha fatto innamorare fin dal primo istante. Al gradino più basso del podio abbiamo Five Way Fusion, ovvero la fusione tra 5 Saiyan maschi che troviamo all'interno del gioco appunto di Dragon Ball Fusion. Se voi infatti farete fondere 5 Saiyan otterrete praticamente sempre questa fusione. Infatti potete notare che ha praticamente la statura di un Saiyan normale, ha gli abiti di Gogeta più o meno, certo. La parte inferiore non è sicuramente di Gogeta, però comunque ha il giubbottino metamoriano che tutti quanti conoscono. Poi la cosa che mi piace sono quelle 5 strisce rosse dietro la schiena, ragazzi, non so. Le adoro, sanno di potenza, sanno dei 5 Saiyan uniti in un unico corpo. I pantaloni e le scarpe sono i pantaloni di Goku e le scarpe di Gogeta, ok? Però parliamo anche dei capelli. Cioè, abbiamo quelli di un Super Saiyan God e un Super Saiyan leggendario uniti. Come concept, quindi, è veramente molto figo e merita la terza posizione. Secondo me molti di voi pensavano che doveva stare al primo posto, ma ragazzi, fidatevi, le mod che vengono dopo sono veramente qualcosa di epico. Al secondo posto abbiamo Karoly di Air Talent. Questa mod è una delle mod che hanno caratterizzato di più Dragon Ball Fusions ed inoltre è una delle migliori. Sia io che Chrome abbiamo concordato di inserirla in seconda posizione proprio perché è veramente fatta bene, accuratissima e soprattutto molto bella da vedere. Inoltre ha due variazioni, ovvero H-Shading e Normal Shading. Noi l'abbiamo scaricata in H-Shading, anche se non mi fa impazzire tanto lo shading, però devo dire che ci sta veramente bene su questo personaggio. Inoltre ha una trasformazione in Super Saiyan e Super Saiyan leggendario, insomma la forma che ha Karoly in Dragon Ball Fusions, che anch'essa è fatta veramente bene. E che dire, seconda posizione meritata. Questa classifica è vinta da una mod che avrete visto nel What If di Feraz. La potete trovare sul suo Patreon, ragazzi, potenza e agilità messe insieme, mamma mia, intelligenza, maestria nel combattimento e qui abbiamo Barot, ovvero la fusione tra Bardock e Goku. Feraz tra l'altro ha creato anche una versione Black, ha creata una con il mantello perché è la fusione tra Re Bardock e Goku, anche tra Bardock e Goku solamente. La versione Black può trasformarsi fino al Super Saiyan Rosé e Feraz ha in programma di fare anche quelle del quarto e quinto livello, cioè fino al quarto e quinto livello Rosé, lo farà anche con quelle blu, perché ovviamente la versione buona si trasforma in Super Saiyan Blu. Beh, che dire di questa mod? Gli abiti sono veramente molto belli, ci stanno bene. Una cosa che mi ha fatto molto innamorare è il viso, non so ragazzi, è miscelato bene tra Bardock e Goku. E poi
dei vestiti, parlo dell'armatura, ragazzi. L'armatura ci sta da Dio. Non so se Ferraz ve la mostrerà, ragazzi, però ha fatto anche Merged Zamasu Barotto, ovvero la fusione tra Zamasu e Black Barotto, ragazzi. Mamma mia, l'adoro. L'ha utilizzata anche per il suo What If. Spero che all'interno del canale riesca a portarla anch'io. Detto questo, la classifica è finita. Avete visto chi ha vinto? Ci sentiamo dopo per l'outro. E niente, il video può finire qua. Vi ringrazio di averlo visto fino alla fine, ringrazio Chroma di aver partecipato al video, io vi invito a lasciare mi piace, commentare e condividere il video con i vostri amici, iscrivetevi sia al mio canale che a quello di Chroma se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo al canale. Inoltre vi invito ad entrare nel gruppo Discord e nel gruppo Telegram che trovate qui sotto in descrizione ed andare a mettere like alla pagina Facebook ed andare a seguirmi su Instagram. Mi raccomando, su Facebook cerco due admin seri. Se volete avere appunto accesso alla pagina per poter postare, ovviamente dovete comunque avere una certa serietà, contattatemi in privato su Telegram. Detto questo, io passo la parola al mio collega Chrome. Grazie Feras per avermi ospitato, grazie, non dovresti farmi tutti questi applausi, no beh, scherzi a parte ragazzi. Lasciate un bel mi piace, passate anche dal mio canale se volete, faccio il figlio di puttana anch'io su YouTube. Iscrivetevi al canale di Feras, commentate, fateci sapere se non eravate d'accordo tra l'altro con le altre posizioni, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi. Iscrivetevi, l'avrò detto già tipo 3-4 volte. Comunque sia, sono una merda come avete visto anche nel video di Victini a fare le outro negli altri canali. Detto questo, vi saluto, noi ci vediamo ad una prossima live o ad un prossimo video. Non so fatto, speriamo che mori.